Quindi voi siete state realizzate con delle bottiglie di plastica. Ragazze, buongiorno e benvenute in un nuovo video. Io sono Francesca Giannore, se non mi conoscete, e sul mio blog e qui sul mio canale YouTube parlo di moda cottagecore e anche sostenibile e fotografia. Oggi siamo qui perché vi voglio parlare di un brand che ho conosciuto da pochino, si chiama Vivaia e produce scarpe totalmente sostenibili riciclando plastica, quindi è un brand che già ci piace per la sua mission. Prima però di entrare maggiormente nel vivo di questo video per farvi vedere anche gli outfit che ho creato, che ho messo insieme con queste scarpe, vi invito a iscrivervi qua sotto al mio canale e a attivare la campanella per non perdervi i futuri video. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, dove mi potete trovare come Francesca Giagno, dove ogni giorno posto stories, fotografie, video per quanto riguarda la moda cottagecore e qualche consiglio, tutto quanto dedicato alla fotografia. Quindi se siete appassionate di fotografia, autoscatti, moda sostenibile e cottagecore, mi farebbe veramente tanto tanto piacere che mi seguiste anche lì, che così possiamo chiacchierare più tranquillamente. Ma veniamo al clou di questo video, le scarpe Vivaia. Allora, appena Vivaia mi ha contattato, io mi sono subito esaltata perché già conoscevo il brand, già avevo visto la sua linea di scarpe che spazia dalle ballerine ai sabots alle scarpe da ginnastica, quindi ha una linea di modelli veramente molto varia e tutta quanta sostenibile. Quindi appena ho visto il suo messaggio sono stata veramente contentissima del fatto che mi avessero contattato e mi avessero proposto l'invio di 2 paia di scarpe. Quindi io, esaltatissima, gli ho ovviamente risposto di sì, proprio perché ve ne volevo parlare, dato che è un brand che stimo la sua mission e mi piace particolarmente anche la sua linea, perché non sono, tra virgolette, delle scarpe bruttacchiole, ma sono anche scarpe molto eleganti e anche molto funzionali. Ora vi voglio far vedere innanzitutto la scatolina dove sono arrivate, che è tutta completamente di cartone, anche all'interno è tutta quanta di cartone, anche la piccola sticellina che distanzia la fine delle scarpe dalla loro punta è tutta quanta realizzata in cartone, di cartone un pochino più duro, ma è comunque un materiale riciclabile e comunque non inquinante rispetto alla plastica. I 2 paia di scarpe che ho scelto sono modestamente molto belline, almeno a mio gusto mi piacciono da morire, ma voi sappiate che sul sito di Vivaia potete trovare una grandissima quantità di scarpe, davvero rinnovano i modelli spesso e sono veramente bellissime, di colori veramente chef's kiss proprio. Vi dicevo, i 2 modelli che ho scelto sono rispettivamente queste ballerine con un kit nail. Sono a punta, quindi soprattutto all'inizio magari vi potrebbero stare scomode, ma una volta che la calzatura si è abituata al vostro piede, soprattutto se avete la pianta larga, saranno comodissime. Io ho un piede con la pianta larga e quando le ho indossate per la prima volta ero un pochino scomodina, proprio ve lo dico sinceramente. Sono fra l'altro del mio numero, non c'è mezzo numero in più, non c'è un numero in più, sono del mio numero anche perché il loro sistema di taglio è veramente molto molto comodo. Durante la mattinata in cui le ho indossate non ci sono stata troppo comoda, ma il giorno dopo, durante il quale le ho indossate tutto il giorno, ci sono stata veramente super super comoda perché la calzatura sostanzialmente si doveva abituare al mio piede. Quando la calzatura si è notevolmente ammorbidita, io, cioè, sembrava di camminare con le pantofole oppure in calzini. Il secondo paio di scarpe che ho scelto invece sono queste bellissime ballerine super sberluccicose e dorate con un tacchettino mignon. Sono fantastiche perché non siete, come dire, a contatto con il pavimento, quindi camminerete benissimo, anche perché la soletta, il latex naturale fra l'altro, è preformata e molto morbida, quindi vi ammortizza notevolmente la camminata. Queste ballerine inoltre possono essere indossate così a ballerina nuda e cruda, tanto poi vi farò vedere gli outfit, ma possono essere indossate anche con questi bellissimi nastrini, legandoli
sandali, come dire, come se fossero dei sandali alla schiava. Non sono incorporate, quindi non è da dire che sono cucite, quindi le dovete indossare per forza con i nastrini, ma le potete indossare anche in due modi differenti. La cosa bella di queste scarpe non è soltanto il fatto che sono state realizzate con 6 bottiglie di plastica riciclata e il materiale con cui sono state realizzate è questo bellissimo tessuto estremamente elasticizzato e quasi knitted e intrecciato. Sono veramente bellissime, abbracciano il vostro piede, ma possono anche essere lavate non soltanto a mano ma anche in lavatrice. Questa cosa mi ha completamente svoltato, perché io ho un arsenale di ballerine che ahimè sono praticamente inservibili, perché io le sfrutto in qualsiasi situazione, sono veramente un macellaio con le ballerine, e queste qui sono davvero la fine del mondo e mi ci sono trovata super super bene. Io penso farò un piccolo regalino a me stessa e a mia mamma da Vivaia. Fra l'altro, se siete interessate a un acquisto sul loro sito, vi lascio qua sotto in sovraimpressione il mio codice sconto, con cui avrete il 10% di sconto con il vostro prossimo acquisto. Adesso vi lascio a qualche piccola ispirazione outfit per farvi vedere, per darvi qualche idea in più su come indossare queste bellissime scarpe totalmente sostenibili, e spero davvero che vi piacciano. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro preferito e non vi dimenticatevi di iscrivervi qua sotto al mio canale e di seguirmi anche sui social, in particolare Instagram, dove mi potete trovare come Francesca Giagno. Io vi lascio agli outfit e vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!